oggi in un nuovo video, stavolta video haul scelto da voi direttamente sul mio Instagram che vi lascio qua sotto. Infatti siete stati in tantissimi a richiedere il video haul Shein. Ragazzi, sapete che io acquisto veramente tantissimo, ma questa volta sarà un po' più particolare delle altre volte perché racchiuderà un pochino tutti quelli che sono i miei acquisti per quanto riguarda il mio lavoro da makeup artist. Vi avevo già accennato qualcosa, ovviamente sono acquisti che in realtà potete fare benissimo anche voi perché si tratta di prodotti makeup, prodotti per la skincare, ma soprattutto questa volta mi sono anche concentrata sull'abbigliamento perché ho deciso di cercare di creare una figura un pochino più professionale quando vado a truccare, e quindi anche il mio outfit sto cercando di indirizzarlo in quel senso e quindi di avere una sorta di divisa per quando andrò a truccare. Come vi ho appena svelato, questo video l'avete scelto voi sul mio Instagram, quindi per chi non vuole perdersi i prossimi sondaggi mi raccomando iscrivetevi alla mia pagina e anche al mio TikTok se non volete perdere delle chicche in più per quanto riguarda il mondo del beauty e del makeup. E ovviamente vi ricordo anche di attivare la campanellina e di iscrivervi al canale, che è totalmente gratuito se volete supportarmi e se non volete perdere nessuno dei prossimi video che usciranno sempre di sabato alle ore 13. Ma io direi come sempre di iniziare subito a mostrarvi il mio shopping compulsivo da makeup artist, quindi bando alle ciance, ciance alle bande, partiamo subito con questo mega haul a tema makeup artist. Partiamo! Il primo articolo che vi mostrerò riguarderà appunto l'abbigliamento, e ragazzi, sto pensando anche di fare un TikTok in cui ve li mostrerò indossati, vi chiederò secondo voi qual è la divisa che mi sta meglio. Il primo fra tutti, ragazzi, è questo, vado anche un po' più indietro per farvelo vedere. Vi lascerò ovviamente qua l'immagine e sotto il codice del prodotto così che possiate vedere bene l'articolo. E ragazzi, è questo vestitino molto molto bello, che in realtà è perfetto secondo me per la mezza stagione perché è senza maniche ed ha questi spacchi appunto laterali con queste fibbiette con appunto i bottoncini dorati. È nero, è di una trama molto molto particolare come potete vedere, e dietro ha appunto la chiusura a zip classica. È abbastanza lungo ma arriva più o meno un po' prima del ginocchio, e per me ragazzi è stupendo, cioè io me lo sono provato, sta divinamente. Io se non sbaglio ho preso sì una XS, e ragazzi questo addosso è stupendo, me lo immagino sia d'estate che in primavera che d'inverno, magari con sotto una bella camicetta, per me è bellissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma io me ne sono letteralmente innamorata a prima vista. Andiamo avanti, sempre un altro capo d'abbigliamento, e stavolta è una cosa molto simile ma prettamente per l'inverno. Infatti è sempre un abitino, questo è un pochino più strutturato e anche un po' più pesante. Il modello è molto molto simile a quello di prima, se non che la gonna è fatta completamente diversa perché questa è una gonna svasata, quindi che va verso l'esterno, mentre la gonna di prima era una gonna più cilindrica. E ragazzi questo è stupendo, è veramente lavorato super super bene. Anche di questo ho preso una XS ed è della linea Shein Frenchy, e è di un'eleganza secondo me questo vestito, ragazzi, che cioè è stupendo. Io non vedo l'ora di farveli vedere indossati perché meritano veramente tantissimo. L'unica pecca, ragazzi, di questo vestito è che un pochino rimane largo sulle spalle, avendo io le spalle piccoline, ma sicuramente me lo farò aggiustare da mia suocera. L'altro dettaglio ovviamente sono i bottoncini laterali, e ragazzi è veramente carinissimo perché sopra rimane molto stretto e sotto questa gonna super svasata, troppo bella con le frangette in fondo. In particolare questi due abiti hanno una qualità molto più alta rispetto a tutto il resto del vestiario che vi mostrerò, quindi mi sono veramente piaciuti da morire, e questo l'ho pensato prettamente per l'inverno perché è molto molto più pesante come tessuto. Andiamo avanti con un altro capo d'abbigliamento, e questo è secondo me il pezzo forte, cioè quello che io proprio mi immagino come divisa da makeup artist. Ditemi se non è bello, io me ne sono innamorata, e anche Fabio quando l'ha visto addosso mi ha detto ok, è stupendo. È un semplice vestitino blazer nero super carino, senza maniche anche questo, quindi pensato per l'estate, infatti è anche molto molto leggero. E anche qua il dettaglio è il bavero appunto color panna e queste fibbiette sempre sul punto vita, molto molto carine.
Ragazzi, questo addosso è stupendo, veste divinamente e mi sa troppo di divisa da makeup artist professionale, cioè lo amo. A parte che è un vestitino che comunque, e sono tutti i vestiti che io posso utilizzare in generale, però appunto questo è fra tutti forse quello che mi piace di più e quello su cui punterò maggiormente come divisa, perché è veramente 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 bello. Anche di questo ho preso una XS e ragazzi è stupendo, basta, non ho nient'altro da dirvi. Anche questo rimane leggermente sopra il ginocchio, è meraviglioso addosso. Altro capo d'abbigliamento, ragazzi, è questo. E ragazzi, questo è stata una grandissima scoperta, perché mai mi sarei immaginata che mi sarebbe stato bene addosso, invece mi sta divinamente. Ed è questo completo blazer giacca pantalone, è stupendo anche questo. Il pantalone, come vedete, è un pantalone a vita alta, con appunto la cucitura dietro e la zip laterale. È un semplice pantalone, ma la cosa bella è che sul davanti ha questi spacchettini appunto sulla caviglia, e sono troppo belli perché danno l'effetto di allungare immediatamente la vostra gamba. È veramente veramente bello. Anche di questo ho preso la XS e veste veramente, vi giuro, da Dio. Non è un pantalone elasticizzato, quindi mi raccomando, state molto attenti con le taglie, però è veramente stupendo. E in abbinato a questo ovviamente la sua giacchettina, che è una semplice giacca blazer nera con le spalline rinforzate un po' in stile anni 80, che è perfetta per chi come me ha le spalline piccole. E la cosa bella anche di questo è che non è un semplice blazer, perché ha innanzitutto le maniche arricciate e poi ha la chiusura con questa cintura in vita, quindi la potete regolare voi. E questa giacchetta, anche questa ragazzi, è super pratica, potete veramente utilizzarla con qualsiasi cosa, quindi me ne sono follemente innamorata. Questo completo secondo me è di un versatile pazzesco, perché potete spezzare il pantalone dalla giacca ed utilizzarli singolarmente con altri pezzi, quindi è bellissimo ed è stato veramente un super affare. E anche di questi ragazzi ho preso la XS. Andiamo avanti ragazzi, lo so, sarò monotematica oggi, vi farò vedere tutti i capi neri, ma in realtà è stata una scelta voluta, perché quando vado a truccare molto spesso vengono realizzate delle foto anche a noi truccatori, e mi piace che l'attenzione sia posta principalmente sulla sposa, quindi il mio scopo è avere una divisa che vada a valorizzare la sposa. E da qui appunto la scelta della colorazione nera, perché è una colorazione che tende a mettere in secondo piano appunto chi sta lavorando, in contrapposizione di solito al bianco che veste la sposa quel giorno. E quindi non odiatemi, però anche questo capo è nero, ebbene sì. E questo ragazzi è un colpo di matto, perché non so cosa mi è saltato in mente quando l'ho acquistato, vi devo dire la verità, però poi quando l'ho indossato non mi è dispiaciuto tutto sommato. Ed è questa tutona, è una tutona molto molto bella, con la gamba larga, quindi ha il pantalone a palazzo, è molto stretta per quanto riguarda la parte anteriore, quindi sul busto è veramente veramente attillata. Anche questa è dotata di una zip per andare ad aprire e chiuderla. E la cosa bella che mi piaceva di questa appunto tutona era il fatto che avesse questi laccetti dalle parti che voi potete andare autonomamente a regolare e appunto andare a creare la vostra tutona, a cui potete abbinare poi sotto magari qualcosa. È un tessuto non troppo pesante e neanche troppo leggero, quindi secondo me è perfetto per la mezza stagione. Anche qui abbinabile con qualsiasi pezzo vogliate sotto, una maglietta a maniche corte magari d'estate, mentre d'inverno è abbinabile ad una camicetta. Insomma, per me ragazzi anche questo era perfetto, cioè io proprio mi sono immaginata con questo addosso nel mentre preparo le mie spose, quindi è un pezzo che secondo me è veramente carino e indispensabile dentro l'armadio, mi è piaciuto subito. Andiamo avanti, e mi sono avvicinata per mostrarvi il resto di questo mega pacchettone. Altra cosa ragazzi che ho acquistato per le mie spose di quest'anno, perché ho voluto cercare di rendere il kit per il ritocco ancora più carino e ancora più così personalizzato a seconda del tema, sono state queste bustine appunto per andare ad inserire il kit di ritocco per le mie spose.
secondo me sono troppo carine. Ora ve ne mostro una aperta, comunque vi lascerò anche la foto qua. La cosa carina è che c'è scritto specially for you su il davanti della borsina. È molto pratica perché ha i manichetti e appunto era dotata già all'interno di questa pagliuzza di un color salmone, e poi all'interno c'è anche questo cartoncino con la scritta thank you, e poi per non finire anche un fiocchetto super carino, sempre dello stesso colore. Mi piaceva tantissimo l'idea di avere qualcosa di un pochino più personalizzato per le mie spose e che potessero anche volendo riutilizzare, e la trovo veramente carinissima, tra l'altro perfetta nel caso dovesse piovere perché è anti-acqua praticamente. E ragazzi, a me piace tantissimo, secondo me quest'anno ho veramente fatto centro con le borsine e non vedo l'ora di mostrarvi tra l'altro la borsina, magari in un video su TikTok, dove vado appunto a completarla con tutti i prodotti per il ritocco del make-up. Andiamo avanti con una cosa che non so se capirete subito, ed è questa, che è in realtà una pochettina porta pennarelli che in realtà ho pensato e ho appunto acquistato per metterla all'interno delle mie matite di make-up e di trucco labbra, perché veramente ne ho tantissime, non sapevo più dove metterle, e quindi alla fine ho pensato di prendere questo astuccetto che è super morbido, super pratico, è facile da riporre perché come potete vedere occupa pochissimo spazio e si chiude in questo modo ed è veramente super carino. C'è in varie fantasie, io ho scelto questa, ma lo trovavo super bello e super pratico. Ditemi voi se non è super carino. Andiamo avanti con questi, che per chi non lo conoscesse sono gli scovolino monouso per quanto riguarda le ciglia. Io ragazzi ci tengo tantissimo all'igiene per quanto riguarda le mie spose, veramente è una delle cose su cui sono più ossessionata, e mi raccomando scappate se volete la truccatrice che vi spalma il mascara direttamente dallo scovolino. È qualcosa che non si fa mai. Comunque, proprio per questa mia ossessione, ragazzi, sono andata ad acquistare questa confezione che all'interno non mi ricordo quanti scovolini, ragazzi, ve lo lascio scritto veramente, però sono tantissimi, penso che siano circa o 50 o 100, e sono divisi in scovolini neri e in scovolini rosa, e sono perfetti veramente. Io li utilizzo sempre quando devo andare appunto ad applicare il mascara e sono meravigliosi. Tra l'altro questi sono super carini perché come potete vedere anche il manico è un pochino glitterato, veramente super carini questi. Altrettanto imperdibili, ragazzi, sono le spugnette di Shein. Ragazzi, io le adoro, penso che non ho acquistato altre spugnette da quando ho iniziato ad utilizzare loro, perché veramente sono perfette, e la cosa bella è che le trovate in questa confezione super carina, riutilizzabile in plastica ovviamente. Ce ne sono dentro un bel po' e sono diverso genere, che è la cosa che mi piace di più, perché come potete vedere ci sono quelle normali tagliate appunto per andare a raggiungere bene qualsiasi tipologia di punto, ci sono quelle più piccoline, eccole qua, che sono quelle che io utilizzo di più nel contorno occhi per i dettagli, e la cosa bella è che questa confezione contiene anche questi mini paffettini che vi devo troppo mostrare, che io utilizzo sempre da inserire nel mio kit sposa, che appunto sono dei mini buffer da mettere appunto per andare ad applicare la cipria, con anche all'interno il pigino per andare ad inserire il dito, e questi ragazzi sono la fine del mondo sia per noi truccatori ma anche appunto da inserire all'interno del kit, per me sono meravigliosi. Cioè ditemi se questo set non è super utile, questo proprio la morte, top. Stesso discorso di prima per la mia mania di buffer, eccoli qua. Ho preso anche i buffer singoli, sempre in due colorazioni, nero e rosa. Ragazzi, sono stupendi, cioè guardate quanto sono morbidi. Cioè questi veramente io ne ricomprerei a miliardi, perché sono super pratici, costano una cavolata e ragazzi sono perfetti, sono morbidissimi, fanno il loro lavoro alla perfezione, che ve lo dico a fa, questi, cioè andate ad acciuffarli subito perché sono perfetti. Andiamo avanti con un pezzo troppo carino, che sono questi orecchini che ho scelto, di cui vi lascio qua l'immagine perché così non si capisce niente. Sono veramente carinissimi, super eleganti, perfetti secondo me con gli outfit che vi ho mostrato prima.
e mi piacciono da morire, veramente. Io sto amando queste cose un po' più piccoline tranne oggi, però in generale per il mio lavoro preferisco sempre degli accessori proprio minimali, super chic, e questi ragazzi secondo me sono veramente veramente perfetti per quell'occasione. Sempre per quanto riguarda il mio kit sposa, ho deciso di acquistare anche queste bustine, che sono ovviamente super carine, praticissime, piccoline, dove all'interno inserire appunto tutti gli accessori che vado ad utilizzare per il ritocco, e veramente sono carinissime, non solo ovviamente per il mio kit sposa, ma in generale anche per quando dovete fare dei regalini, cioè guardate quanto sono carine, che si chiudono, e tra l'altro queste sono troppo troppo belle perché sono anche un pochino brillantinate, come potete vedere. Veramente anche di queste mi sono innamorata e ne ho prese una quantità industriale, penso che siano 100 pezzi, insomma ne ho prese tantissime. Per quanto riguarda il make up sono andata a prendere anche due tavolozze, ve le mostro, che mi servono appunto per andare a stendere tutti i fondi o comunque tutti i prodotti liquidi, ovviamente che devo andare a stendere prima sulla tavolozza e poi sulla cliente, e io ho scelto questa palettina che si chiama Professional Makeup Palette, che è una palettina come potete vedere in plastica ed è veramente veramente bella, tra l'altro è all'interno di questa bustina con il contenitore appunto chiudibile, quindi richiudibile con appunto questo bottoncino. La cosa bella ovviamente è che è dotata del ditale, quindi voi potete andarla ad utilizzare così, anche se io solitamente proprio la utilizzo in mano. E l'altra cosa bellissima è che vi è all'interno anche la spatolina, appunto per andare a prelevare il prodotto direttamente dalla confezione, e veramente io di queste ne faccio fuori un quantitativo industriale, e mi piace tantissimo il fatto che abbia la sua bustina disponibile, e veramente secondo me questa è una chicca per i professionisti nel settore, è pazzesco, veramente è uno di quei prodotti must have che ogni makeup artist dovrebbe avere. E per lo stesso principio, proprio per non andare sempre a portare i prodotti sulle mani, sono andata ad acquistare anche questa, che è bellissima, è una mini tavolozza, come prima, per andare a portare appunto i prodotti prima di metterli sulla cliente per andarli a mescolare, e questa è veramente super super bella, ve la mostro anche senza la confezione, è veramente qualcosa di stupendo, con questo bordino dorato, questa simil marmo, cioè veramente bellissima, anche per mostrare proprio il colore del fondo, il colore dei prodotti che andiamo a utilizzare, secondo me questa è veramente una chicca, troppo troppo carino. Uno dei miei problemi principali da quando sono makeup artist è quello di dover riporre i pennelli sporchi quando li finisco di utilizzare, e all'inizio utilizzavo delle bustine, poi dei sacchettini, alla fine ho scelto di prendere qualcosa di un pochino professionale, anche insomma da far vedere alle spose mentre sono lì, e si tratta di questa wash bag, ragazzi è comodissima, questa è praticissima veramente, è questa appunto borsina dove poter andare a riporre tutti i pennelli sporchi, le spugnette, insomma tutto quello, il materiale da buttare o comunque da lavare, e è pratica perché all'interno vi è appunto un bel po' di spazio, questa tenete conto che è la versione più piccolina, questa è la versione S, e però per me è già perfetta perché comunque non ho bisogno di una borsa gigante, poi è facilmente riponibile, ha tra l'altro questo appendino o comunque questo laccetto per andarla anche ad appendere volendo, ed è veramente super super comoda, super super pratica, scusate, con la zip, veramente me ne sono innamorata, è fatta tra l'altro molto molto. Di questo articolo è super contento perché ogni volta lui è l'addetto al raccattaggio dei pennelli, non sa mai dove metterli, e a volte veramente me li ritrovo anche tra le cose pulite, quindi poi devo andarle a ripulire, invece così abbiamo appunto una borsina dove andare a riporre il tutto e siamo sicuri che non vada a contaminare gli altri trucchi, quindi sono troppo contenta di averla acquistata. Sempre per quanto riguarda il discorso dell'igiene, sono andata anche ad acquistare questi mini
cotto un fiocconcini, non saprei neanche in che altro modo definirli, appunto per andare a pulire le zone dove magari vi è un eccesso di prodotto oppure dove proprio ho sporcato. Come potete vedere hanno dei dentini minuscoli, cioè io non ho mai visto dei dentini così piccoli nei cotton fioc e sono super di precisione, quindi ne ho acquistati veramente tanti perché questi sicuramente li utilizzerò tantissimo. Passiamo adesso a dei pezzi un pochino più interessanti perché riguarda il mondo dei pennelli e io ragazzi mi sono veramente sbizzarrita, ne ho presi veramente tanti perché dopo un po' sapete che i pennelli vanno cambiati perché le setole magari si induriscono, perdono di morbidezza e quindi ovviamente non scrivono più così bene come quando ovviamente li avete acquistati. Quindi sono andata a rifornirmi un pochino di pennelli. Il primo che vi voglio mostrare è questo pennellino qui, che è un pennellino appunto angolato, non so se lo vedete, eccolo qua, ve lo faccio vedere, ed è perfetto per andare magari a stendere il correttore o andare appunto nelle zone un pochino più critiche e un pochino più difficili proprio per questa angolatura. È super super morbido, devo dire che i pennelli in generale che trovate su Shein sono veramente ottimi e questo mi ispirava tantissimo. E più o meno dello stesso genere ovviamente non mi sono lasciata scappare questi due pennelli che ragazzi cosa ve lo dico a fare, praticamente sono iconici ormai, che sono i classici pennelli di Rare Beauty, l'imitazione ovviamente, che hanno spopolato da quando sono usciti, e sono uno per il fondotinta che è questo un po' più panciuto e uno per il correttore, eccolo qua. Ragazzi, quanto sono morbidi questi pennelli, voi non potete capire. Cioè, sono la fine del mondo. Io non vedo l'ora di utilizzarli perché veramente promettono super super bene. A parte che sono, cioè, anche proprio il pack è carinissimo di questi pennelli. Cosa ve lo dico a fare? Dobbiamo provarli assolutamente insieme. Andiamo avanti, sempre parlando di pennelli, ho acquistato queste due confezioni. La prima è di She Glam ed è in questa confezione carinissima che potete portare con voi perché è una pochettina proprio vera e propria, cioè guardate che bella, è super super bella questa pochette, bellissima, ha ovviamente il suo bottoncino per andarla a riporre e dentro vi sono tutta una serie di pennelli sempre per il viso di She Glam. Tra l'altro questi, come potete vedere, sono doppi, quindi hanno la doppia parte e quindi possono essere veramente utilizzati per la qualunque, per quanto riguarda appunto il trucco del viso, il make up viso. E ragazzi, anche questi vi giuro sono morbidissimi, cioè questi pennelli di She Glam, cioè io non so come dire, sono veramente pazzeschi. Non vedo l'ora di provare anche loro perché già così hanno delle premesse pazzesche. Per quanto riguardava il make up totale, ho preso ed ho acquistato questo che è una confezione gigante di pennelli. Ragazzi, non ve li apro tutti perché veramente sono tantissimi. Il marchio è Mange, scusate, è questo. Comunque vi lascerò qui la foto in descrizione di tutti i pennelli che comprende questo sacchettone. Sono vegan e cruelty free e praticamente questi sono i pennelli che deve avere chi vuole iniziare a truccare perché sono fra i più, penso che sia il set fra i più riforniti in assoluto di pennelli, veramente pennelli per qualsiasi tipo di utilizzo. Io ve ne vado a prendere uno per farvi capire un pochino anche qua la qualità dei materiali e come potete vedere anche qua si tratta di pennelli veramente super performanti, super morbidi, belli pieni, anche proprio come sono stati studiati. Questi poi sono elegantissimi perché sono neri, semplicissimi con questa scritta. La cosa bella è che tra l'altro vi è la descrizione anche dell'utilizzo del pennello proprio sopra il pennello, quindi sono facili appunto da individuare per chi è alle prime armi. E ragazzi, veramente anche questi mi hanno stupito tantissimo. È un set di pennelli che veramente
Per chi è alle prime armi e vuole iniziare a truccare, vuole avere tutti i pennelli possibili e immaginabili per ogni utilizzo, prendete questa box perché è veramente perfetta. Si chiama Professional Brush Set ed è veramente, ragazzi, per me il set più completo che io ho mai avuto di pennelli. Ragazzi, questo era un po' tutto quello che ho acquistato appunto per quanto riguarda il mio lavoro da makeup artist. È solamente una piccola parte in realtà, perché stanno per arrivare delle altre cose, ma non vi spoilerò nulla, lo scoprirete nel prossimo video haul. Nel frattempo fatemi sapere voi giù nei commenti se questo video vi è stato utile, se ci sono delle chicche che al di là del lavoro da makeup artist vi sono state utili per voi. Io vi mando un grandissimo bacione, fatemi sapere voi giù nei commenti anche quali altri video vorreste vedere nelle prossime settimane, e noi ci vediamo come sempre qui ogni sabato alle ore 13. Buon weekend a tutti, ciao!